Esattamente un mese dopo la sfida di campionato terminata 1-1, si rincrociano al Riano Athletic Center Roma City e l'Aquila. Filtrante subito per vie centrali per l'Aquila, tentativo da fuori. Tre maglie arancio-blu in area, il cross Pietrini di testa, la palla scorre via, se la sposta con l'esterno Lotto, ma va male dal compagno perché c'è il Russo, vede il compagno davanti al portiere, il Russo. Riescono a salvarsi i ragazzi di Boccolini. C'è in mezzo Pietrini, carica il cross, arriva il traversone per Pietrini che di nuovo di testa, non è preciso. Si beve di Fabio Russo e poi va in mezzo, Russo dentro per il tiro. C'è in mezzo di Fabio, riesce a tenerla in campo, poi però ancora un errore dietro. In mezzo Pietrini, in mezzo di Fabio, arriva il cross per Pietrini che non riesce a fare il tap-in. Ripartenza che si profila a campo aperto per il Roma City. Solo davanti al portiere Teraschi, Teraschi! Negro gli nega la gioia del gol. Keita prova la conclusione che si spegne alta, non di molto. Giannini che raccoglie ed entra in area. Stop orientato e conclusione con le ginocchia. La prende Gregorio Salvati. Parte il 10 e la mette in buca d'angolo. Fa Giannini. Pallone perfetto. Parte Battistoni e manda alto. Parte Neri. Parato anche il rigore del terzino destro del Roma City. Adesso si fa dura contro le mani di Gregorio Salvati. Parte Zuccherato con il pallonetto a chiudere la partita e a portare l'Aquila agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D.